L'Istituto Olivatino di San Giovanni a Teduccio si colora e nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria condotti dallo staff tecnico della provincia di Napoli rende possibile l'opera di walling painting realizzata da Jan van der Ploeg. Strutture geometriche fatte di intesa cromatiche, decise e incisive, che si trasformano in forme plastiche tanto da occupare uno spazio scultoreo, vogliono essere, da parte dell'artista olandese, ideatore e realizzatore dell'opera, dichiarazioni di fatti artistici e non espressioni di emozioni. Accostare l'arte e la cultura al mondo della scuola è sembrata un'ottima idea all'assessore Patrizia Sannino, che ha fortemente voluto che l'istituto, anche attraverso le sue strutture, inviasse un messaggio positivo agli oltre 800 studenti di un quartiere difficile. Assessore Sannino, l'istituto Olivatino si rifà il trucco e grazie a un bravo artista olandese che mette a disposizione la sua creatività, decide di dare del colore. Perché e soprattutto qual è stata la finalità che ha spinto la provincia ad adottare questo sistema? Sì, intanto tutto questo nasce proprio dall'esigenza di mettere in piedi una manutenzione straordinaria all'interno della scuola, quindi nasce con l'esigenza proprio di riqualificare tante parti dell'istituto che ormai da anni non avevano nessun intervento, quindi questa manutenzione straordinaria è stata fatta appunto con l'esigenza di risolvere una serie di problematiche, ed è chiaro che in questo quadro noi non riuscivamo però a dare colore alla scuola. Questo è stato sempre un mio pallino, entrare qui e vedere la vita, vedere ecco, la freschezza, i colori della gioventù, ma non vedere i colori poi delle varie cromature che insomma riescono ad allietare, a riempire anche il cuore delle persone. Quando abbiamo avviato appunto i lavori è venuto proprio fuori che questa opportunità non c'era, e quindi avevamo dalla nostra l'opportunità di ripianare, di risistemare palestra, il campo che ancora adesso, insomma, adesso stanno facendo i lavori, la tintatura esterna, anche questo era un colore, però tante altre cose non riuscivamo a farle. E da qui poi è nata, proprio per questa mia nenia quasi di pensare, di parlare dei colori, per un caso fortuito è arrivata questa opportunità, dove un nostro tecnico della provincia insieme ai nostri tecnici, che anzi li ringrazio per lo straordinario lavoro che hanno fatto nel seguire tutto quanto, sono riusciti subito a cogliere quella opportunità data, e quindi questo artista che si chiama Jean van der Ploeg è riuscito a venire qui e a cominciare la sua opera pittorica. L'artista ha presentato la sua proposta di realizzazione di wall painting lo scorso mese di aprile all'istituzione scolastica e alla provincia di Napoli, proprietaria dell'immobile, per ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dell'opera, che naturalmente ha accettato riconoscendo il valore aggiunto che avrebbe ricavato l'immobile in seguito alla sua realizzazione. Malika ed Alessandro, due esponenti di questa scuola, di questo istituto, due ragazzi che frequentano abitualmente con passione e si impegnano perché la scuola vada sempre più avanti. Come avete vissuto questa nuova realtà e soprattutto nel vostro animo che cosa vi dicono questi colori? Beh, tanta felicità, perché comunque ci fa ripartire da un bel punto di inizio, un punto di partenza molto positivo sia per il quartiere comunque dove abitiamo e dove viviamo e per questo istituto. Preside la sua scuola 800 e più ragazzi, come hanno vissuto questa novità e questo arrivo dei colori e soprattutto che impatto ha avuto nel loro animo? Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che si sono impegnati per ottenere questo meraviglioso risultato. Io sono in servizio dal 1° settembre e l'impatto con questo istituto da un punto di vista di edificio è stato negativo. Finalmente adesso ci sono tanti colori e questo ci rende più disponibili, più allegri ogni giorno che arriviamo. Noi lavoriamo in una zona con forte disagio. San Giovanni a Teduccio è ben nota e la scuola è una piccola struttura di San Giovanni a Teduccio con tutti i problemi, ma i problemi vanno visti a 360 gradi e si comincia dall'istituzione, non solo con la didattica ma anche con l'ambiente. Dare un ambiente fatto di colori, pulito, significa invitare i ragazzi a rispettare quanto è stato offerto loro. Quindi è molto molto importante e io mi auguro che con la città metropolitana tutto questo continui e che non finisca qui.